Il video. Eccoci. Allora, Don Mati è con noi dal 2013 e viene dallo Sri Lanka e naturalmente fa parte del Consiglio Pastorale. Cosa ci puoi dire di questa tua esperienza? La mia esperienza nel Consiglio Pastorale. Prima vorrei dire come questo consiglio pastorale è composto. Ogni parrocchia ha i suoi rappresentanti. Dopo, quelli che aiutano nelle parrocchie, la Caritas o la segreteria hanno i loro rappresentanti. Il consiglio pastorale di nostra unità pastorale realizza il sogno che i laici devono essere corresponsabili dell'impegno parrocchiale. Io vedo questo aspetto molto positivo nel nostro consiglio pastorale. Il consiglio pastorale non è che il parroco decide e presenta e viene approvato le decisioni. Invece il parroco fa presente o propone una proposta e il consiglio pastorale discute, qualcuno si dice sì, qualcuno dice no, dopo viene discusso, migliorato e viene approvato. In questo aspetto vedo la corresponsabilità e anche i laici sentono responsabili della decisione che hanno preso. L'aspetto che dobbiamo migliorare ancora è ancora i laici si sentono inferiori, non sono inferiori, non sono inferiorità, ma ancora cercano la presenza del sacerdote. Pensano che senza il sacerdote non possono fare niente. Ma questo impegno nella parrocchia non nasce dalla scarsità dei sacerdoti, ma nasce proprio dal dono del battesimo. Ma anche in questo aspetto, nella nostra unità pastorale, il consiglio pastorale sta migliorando, io vedo tanti segni. Per me questa esperienza di unità pastorale e anche il consiglio pastorale è molto ricco, perché io vengo dallo Sri Lanka e sono stato sempre nel seminario come vicerettore, come econo, non ho avuto mai un'esperienza parrocchiale. Qui io ho avuto questa grazia di fare un'esperienza e vedo anche la responsabilità dei laici. Questo per me è veramente un'esperienza ricca. Grazie. E c'è qualche aspetto particolare, più problematico che si sta affrontando in questo periodo da parte del Consiglio Pastorale? Quali sono gli... Secondo me non ci sono tanti problemi. Prima era un po' difficile rompere questa mentalità di campanilismo, no? Ognuno si sentiva, io appartengo a questa parrocchia, non voglio sapere niente di altre parrocchie. Ma adesso i giovani sentono, sono molto aperti e parlano dell'unità pastorale. Io sento molto poche volte che qualcuno, i giovani, parlano della mia parrocchia. Allora, secondo me, stiamo andando in una direzione veramente giusta. Anche a livello spirituale. Sì. I laici, i parrocchiani vanno in giro, tutte le parrocchie per le messe, per confessioni. Non è che sono radicati nella loro parrocchia. Grazie. Grazie, prego.